Adoro una fanciulla, è brutta ma in compenso non ha nulla. E cerco un pezzo d'oro, d'argento, di rame, perché più mi innamoro, più sento la fame. Avrebbe da prestarmi 1000 lire, non le tiene, ma posso consolarmi, non so, io sto poco bene. Quando io le avrò, le osserverò, le sciuperò, le butterò, che me ne fo, ma proprio che me ne strafo. Con lo stomaco di giuro, non ci invidierà nessuno, quando poi faremo l'amore, che amore, che dolore. Le spinta chiude il ciglio, mentre io faccio uno sbadiglio, ci affatichiam, ma niente conveniam. Io la miro, lei mi mira, ma la lira che ci serve non l'abbiam, com'è fatta non sappiam, la immaginiam. Lei vorrebbe un quartinetto con un solo letto, fosse pure stretto. Solo questo agogna ed io ben so che ci bisogna. Posso metterla all'oscuro quando il caso è duro con la testa al muro. Pure mi ci vuol, posso con gran vuol far tutto da me sol. No, ti fa male. Se non sposo è una vitaccia, l'abito si straccia, chi me lo rinaccia? Ma sposando in questo modo, non essendo sodo come pianto il chiodo, chi mi dà consiglio, me la piglia pure no. Non la sposo e formeremo due amorosi infelici. Se la sposo la dovrò presentare agli amici. Questo è pericoloso, ahimè, la moglie in società matte. Cosa mai farò? Se la sposa e do il salario, lei si scatta, si corregge, ma se manca il necessario, mi si stizza e si scorregge, per cui cerco uno stipendio, non vi dico esagerato, ma quel tanto che in compendio mi fa vivere intostato, perché quando mangio bene bevo meglio, vado a letto con il sangue nelle vene, per cui piglio un altro aspetto, vale a dire che divento bello, forte e colorito, capirete, mi presento col diritto del marito, quindi occorre stare allerta prima di aprire una famiglia. La famiglia quando è aperta non si sa che piega piglia, questo è appunto il grave incoppo, poi che piccola non resta, ma se poi si allarga troppo dove metterò la testa? Finché viene il primo figlio, quello è sempre ben accetto, tu lo lasci ed io lo piglio, mi rovina un calzonetto, ma se viene anche il secondo mi dispera, ma veleno, ma oramai l'ho messo al mondo, sempre un parto del mio seno, non fa niente, taglieremo qualche piatto e ci si arrangia, così che lo cresceremo col disagio della pancia, ma se dopo i 9 mesi viene il terzo, tutto è fatto, per supplire ai nuovi pesi toglieremo un altro piatto, perché poi si ogni figlio che mia moglie mi combina, tolgo un piatto, al quarto figlio puoi smontare la cucina, ma se viene il quinto, il sesto, viene il settimo, l'ottavo, chi mi arrabbi, io protesto, cosa fa che ne ricavo? Per non cedere all'inedia, qualche giorno sono costretto di levare l'ultima sedia, dare via persino il letto, perché quando uno si sente dal rilascio generale, di rilletto inutilmente, tanto più se maritale, si sa bene che la vita fa gioire da tormento, quando occorre una dormita me la fa sul pavimento, che se poi non ho guanciale, né lenzuola, né coperta, la dormita coniugale me la faccio a letto a letto, se così mi so adattare, me la cavo con i fiocchi, tutto più potrò lottare coi dolori nei ginocchi, potrò infine camminare coi cerchioni sotto agli occhi, me la piglianno, me la pigliassi, cosa mai farò, me la fa così, ma così non sta, me la sposerò, basta quel che c'ha, basta quel che c'ho, se la piglio per puntigli, nel periglio, battorcini, mi scombiglio, ma sottiglio, mi ingoniglio, niente po', ora vado e me la piglio, me la porto sul giaciglio, fosse pure uno stagiglio, mezzo piglio, la farò, ah!